Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo episodio di iSER, il format che vi farà scoprire l'inglese sotto una differente luce. Prima di cominciare vi ricordo come solo di iscrivervi al canale e di cliccare la campanellina, così che sarete aggiornati quando i nuovi video saranno pubblicati. E inoltre non dimenticate di visitare il sito internet del canale www.bordelanitalia.com. Nei miei video precedenti vi avevo parlato di alcune lettere e di come pronunciarle, che erano la X, il W e in passato anche il TH. Beh, il TH sono due lettere, però è un suono, anzi due suoni. L'idea di fare questo video mi è venuto guardando un video di WatchMojo Italia. Alcuni utenti se la prendevano con Miss Mojo per il modo in cui lei pronuncia la R. Ma poverina, lei la pronuncia bene. Non c'è alcun bisogno di parlare con la pronuncia in inglese per far sentire che sei capace di utilizzare correttamente la R moce inglese. Sulla lettera R dobbiamo distinguere un paio di cose. La sua pronuncia varia se siamo in Gran Bretagna, quindi con British English, o se siamo negli Stati Uniti, quindi con American English. Finora non vi ho mai detto le differenze fra American e British English, perché sono cose che comunque se ne parla molto spesso. Per quanto riguarda la lettera R, devo fare la distinzione se stiamo nel Regno Unito o stiamo negli Stati Uniti, perché la pronuncia cambia. Quando viene pronunciata non è un suono come quello italiano, perché la R in italiano è un suono vibrante, quindi la lingua vibra. In inglese, indipendentemente se stiamo nel Regno Unito o in America, la R è un suono retroflesso. Che significa? Anziché la lingua essere sparata in direzione dei denti, la lingua deve essere fatta risalire verso il palato. Non lo deve toccare, però. Quindi vi faccio un esempio molto semplice. Il colore rosso non si pronuncia red, ma red. Perché quando io lo pronuncio, ritiro un po' la lingua, la faccio salire verso l'alto e emetto il suono. Red. Stessa cosa è per leggere, read. O per strada, road. Quindi, fin qua, con un po' di pratica, si arriva a pronunciarla molto bene. Basta capire il trucco della retroflessione in cui la lingua... Cosa fondamentale da specificare, non c'entra un la R francese, perché io non la so manco pronunciare. Lo dico perché molto spesso può capitare che magari alcuni di voi, che so, hanno potuto fare francese alle scuole medie, alle superiori, non lo so, e magari dicono, ah, ma allora è simile alla R francese? No, non c'entra niente. Detto ciò, adesso vediamo i casi in cui la R è muta. La R è muta almeno in British English, in cui la R è nel mezzo ed è seguita da un'altra consonante. Oppure non si pronuncia neanche quando sta alla fine. In American English questo problema non se lo pongono, la pronunciano. Posso fare milioni di esempi. Ho la preposizione per, for. In tutti i video che ho fatto, molto spesso, nella pronuncia la R è messa in apice rispetto al testo originale per indicare appunto questa cosa. I'm taking a shower. For example, I work in this restaurant as a waiter. La stessa cosa vale tipo per aeroporto. Non è airport. Noi abbiamo due R. La prima R è seguita da una P. Nel secondo caso la seconda R è seguita da una T. In British English non si pronunciano, quindi si dice airport. E per tutti i casi in cui la R è seguita da un'altra consonante, in British English non ho mai trovato un'eccezione a questa regola. O si trova in mezzo, seguito da una consonante, non viene pronunciata. Spero di non distruggere i vostri sogni, come credo di aver fatto in altri video. Xina, se avete capito, non è Xina, è Zina. È la parola ferro. Si scrive I-R-O-N. Perché non si pronuncia iron? Ma vuol dire, vabbè, è seguito da una vocale, quindi si potrebbe pronunciare. E no, perché questa parola ha una pronuncia tutta sua. Prima di tutto, la R è muta. Sì, in America, che ne è in Gran Bretagna. E la pronuncia è iron. Se voi siete fan di Iron Man, ok, Iron Man è Iron Man. Mentre voi guardate film in lingua originale e quant'altro, magari voi vi siete abituati a pronunciare la R in questi casi. Potete farlo perché, come dicevo, in American English va più che bene. Però, almeno se la pronunciate, state attenti alla retroflessione. Anche per oggi abbiamo finito. Se vi è piaciuto questo video, vi ricordo come al solito di iscrivervi al canale, di cliccare la campanellina e ci vediamo col prossimo video. Ciao!